Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrei 18bit e questo è un nuovo video su Brawl Stars in cui saremo in compagnia di nuovo di mio fratello. Ho appena aperto Brawl Stars e abbiamo qua la bellissima ricompensa stagionale, 140 punti che sarebbero una cassa e quasi metà. Invitiamo subito mio fratello, oggi non ho aperto neanche Brawl Stars, vediamo subito che cosa c'è nel negozio, abbiamo queste offerte, abbiamo il primo. Prendiamoci subito i gettoni gratuiti e abbiamo bellissimi nuovi eventi. Diciamo, alla fine della partita apriremo anche tutte quelle casse. Quindi, ragazzi, direi andiamo subito con la prima partita. Questa è la mappa, non so chi usare, direi facciamo come nello scorso video. Proviamo un attimo Rosa che avete visto nell'ultimo video che è andata veramente bene. Se non l'avete ancora vista, andatelo a vedere sul mio canale. Partiamo subito con la prima partita. Aspettiamo il caricamento. Ecco la prima partita. Abbiamo già queste due casse che me le prendo io perché passo attraverso, quindi ne becco di più. Qua c'è subito un Frank e un Poccio in squadra. Te sei morto molto male. Faccio sprecare questa molla, speriamo che non ci sia nessuno perché altrimenti sono i capperi. Ok, non c'era nessuno, per fortuna. Direi di aspettare un attimo qua che almeno spawni. Sono saltati di qua, c'è perché c'era qua un bellissimo il primo. Noi invece ci rubiamo subito questa cassetta, controlliamo se nell'erba c'è qualcosa. Non vedo nessuno, quindi qua c'è uno stecca al 3, uno stecca regale. Direi che ci sia, te lo sei mangiato. Io andrei qua in mezzo, pushiamo un po'. Come non detto, ho saltato la molla da un porlo che sono. Andiamo al centro nostro. Qua c'è Poccio che dà tanti danni. Direi di allontanarci un po' perché c'è Frank con la super che ci potrebbe anche spaccare. Qua c'è un Leon. Attenzione a Leon. Attenzione, direi di uscire dal centro. Troppo pericoloso, secondo i miei gusti. Quindi rimaniamo qua. Facciamo un attimo scattare la per fortuna che non è scattata perché sei morto da una Shelly che se non sbaglio adesso è al 7. Wow, io appena spawni te vieni subito qua con me, non dobbiamo perdere tempo perché potremmo subito morire. Anche se sono morto io. Te bravo, rimani qua, rimani qua. Non possiamo permettere di perdere perché siamo già cioè non siamo già, siamo solo in quattro squadre. Come sempre, spero che l'audio si senta meglio. Ho cambiato un attimo un piccolo microfono. Siamo già in tre squadre, forse dovremmo essere abbastanza sufficienti. Io qua mi prendo la molla. Anche se mi hanno ucciso subito. Bravo, grandissimo. Due squadre, vai vicino a lui e salta. Bravissima. Una seconda posizione a noi va benissimo, bellissima giocata. Più 4 trofei. Benissimo. Direi di provare un attimo con qualche altro brawler che magari andrà un pochetto meglio, magari una prima posizione che a noi non va mai male. Direi proviamo un po' così almeno ce lo portiamo anche lui grado 8. Iniziamo subito con la prossima partita. Ok, aspettiamo il caricamento della partita. Ecco qui la prossima partita. Siamo iniziati veramente male. Non c'è nessuna cassa. Al centro ce ne sono due, quindi direi di andarci. La vedo subito un Carl Dynamite. Carl e un Dynamite. Eccoli qua che mi hanno ittato molto male. Però sono veramente rischiata. Provo a pusharli un po' a vedere se riesco un po' a beccarlo, però non ci arriva lui. Però arriva Dynamite, a Dynamite. Sono qua, mi prendo il punto anche se c'era Carl. Sinceramente non farmi la serie.
Ho giocato da Apollo, ho giocato da Apollo, era ovvio che spawnava il suo compagno. Oh, per fortuna. Direi le mine di metterle qua da loro. Direi di stare un po' indietro per non rischiare. Eccoli là. Bene, gli ho fatto due hit. Sono un pollo, sono andato al centro. Benissimo. Gli ho fatti tantissimi push. E hai fatto veramente male ad andare al centro. Ai ai ai, sono nei guai, invece no. Allora, gli altri sono là, eccoli. Allora, ragazzi, potremmo forse prenderci una prima posizione. Benissimo, ragazzi, bellissima giocata di mio fratello Piper. Benissimo, siamo anche saliti di livello, grado 8. Veramente benissimo. Abbiamo anche raddoppio a gettoni, quindi per finale della partita, come ho già detto, apriremo le casse. Quindi direi subito andiamo con la prossima partita. Benissimo, aspettiamo di nuovo il caricamento della terza o quarta partita se non sbaglio. Intanto qualche partita in più o qualche in meno non cambia niente. Vediamo subito una Penny che è andata al centro. Credo che abbia sbagliato perché... Io invece vado anche io al centro qua. Ho visto subito un Carl al 3. Non ho visto con chi era in squadra. Sotto, là in basso. Bene, che bella kill, anche se me la sono rischiata. Attenzione, forse sono morto, forse sono morto, sono morto. Attenzione a quei due. Che non so, ho giocato da pollo. E forse questa è una quinta posizione, no? Bene che sei scappato. Potrebbe arrivare con la super. Difatti è arrivato, però è tornato indietro come un pollo. Andiamo, ci discusso. Ok, direi di rimanere un attimo qua dentro. Speriamo che non ci abbiano visti. Quattro squadre, è stata eliminata solamente una squadra. Vediamo qua di rimanere solo un attimo nell'erba. Attenzione, bella kill dico io. Bravissima scappata, bellissima scappata, volevo dire. Ah, quella Penny ci darà tantissimo fastidio, è una Penny al 10. Là sotto vediamo un Bull senza punti. Quindi veramente molto bene. Io qua lancerei delle bombe qua, un attimo, tattiche. Aia, con la super mi ha ucciso. Bellissima questa seconda posizione. Siamo già in due squadre. Non credo che ci sia tanto da fare. Perché ovviamente non puoi. Oh, guys! Ragazzi, veramente bellissima giocata. Ma grandissima giocata di GX Florin, ragazzi. Ragazzi, più 6, benissimo. Che bellissime giocate. Facciamoci ancora una partita così almeno c'è Piper grado 15 di GX Florin. Se vinciamo questa partita, solo se la vinciamo in prima posizione ci prendiamo, cioè arriva a grado 15 con Piperita. Direi subito di andarci a prendere questa bellissima cassetta. Sono morta.
Bene, attenzione che è morto da una rosa. Direi di rimanere un attimo qua. Così aspettiamo lo spawn. No, vediamo uno stack. No, attenzione a non farci beccare. Non vorrei morire. Ragazzi, ho giocato da pollo, ragazzi. Ho giocato da pollo. In fondo, in tutte queste partite, speriamo che almeno nelle casse troviamo qualcosa. Quindi, ragazzi, è arrivata la fine del video. Apriamo un attimo le casse. Abbiamo qua dell'oro, tantissimo oro, quindi molto bene per noi. Abbiamo trovato unita e penny, anche qua non c'è niente, però a noi piace Tara. La potremo portare a livello 9 quando avremo tutti i punti. Ultima cassa, vediamo anche cosa c'è all'interno, ovviamente niente per altre tare. Vi vorrei solo vedere, vi voglio far vedere un'ultima cosa prima che finisca, la bellissima Anita Panda. L'ho shoppata perché alcuni creatori di Brawl Stars dicono che alzeranno il prezzo a 150, così almeno non mi sono perso l'offerta della skin. Quindi ragazzi, cosa dire? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate like. Ciao!